fa un po' di proprio di questa settimana, no? La presentazione di un disegno di legge, anzi un paio di disegni di legge che entrano ancora in Parlamento, uno su la professione di estensione della professione di tramena anche alle professioni sanitarie, e si sta lavorando anche agli infermieri di famiglia, che secondo me è una cosa di cui ho appunto scrivo 10 anni fa, potrebbe accadere adesso, perché a parte i disegni di legge che uno che sta appena arrivo, addirittura adesso alla Camera, al Senato, appena presentato, il fatto della salute, la ministra ha detto altre cose sul fatto della salute, non su bianco, questo che significa che finalmente nella nostra categoria la professione le rappresenta, sì. C'è qualche segnale di inserzione del testo nella professione del sistema. Buongiorno a tutti, sicuramente c'è un'inversione, ma credo sia anche legata al fatto che gli infermieri in questi anni all'interno del sistema sanitario e sociosanitario hanno dimostrato di lavorare, saper lavorare in equipe, sapersi confrontare all'interno di equipe multiprofessionali. Sono proprio osservatorio giovani, insomma, presidente del 40, insomma, del centro principale di carriera, questo che significa appunto non. Solo scientifico economici, ma cosa più responsabilità deve. Sicuramente c'è una forte tensione a poter esercitare all'interno dell'equipe, ma in maniera autonoma rispetto alla propria disciplina, su processi anche complessi. Siamo a tutta la gestione del cronico, ma del paziente fragile, a tutta la gestione quei processi, il percorso del paziente oncologico, il percorso dei pazienti, dove occorrono anche capacità di governo del gruppo, capacità di leadership, capacità di interconnettere specialità, servizi assistenziali, professionisti e competenze diverse. Quindi uno sviluppo di carriera e una valorizzazione che guarda più al riconoscimento di quelle capacità di come dire, fare rete, di presentarlo e di continuità assistenziale che sono un po' tipici della nostra professione. Grazie, tra l'altro speriamo che magari con l'aperto degli infermieri di famiglia, di tutti dove l'autonomia e la responsabilizzazione dei professionisti sarà cruciale. Ecco, vediamo che molti documenti, soprattutto quelli che riguardano le reti, che sono le reti oncologiche, che sono le reti clinico assistenziale in genere, che è il principio della pianificazione condivisa delle cure. Quindi un lavoro di equipe, di squadra per provare a superare modalità, organizzative e come dire, aziendali spesso ancorate a modelli storici, insomma, ma che provo un po' a superare la cultura tradizionale, probabilmente ancora in molte professioni sanitarie. È anche indubbio che in questi ultimi 10-15 anni è molto cambiato il nostro punto di vista come istituzioni, come stakeholder rispetto a quello che è il sistema sociosanitario. Sono cambiati i punti di salute, non è qua l'occasione per indietro, ma credo che i dati siano sui più di tutti. Peraltro i dati dovrebbero essere lo spazio di informazione, e i dati di 10 anni fa ci dicevano che noi oggi saremmo arrivati a questa situazione rispetto alla condizione epidemiologica del nostro paese, rispetto alle famiglie che tanto aumento, ma che peraltro accompagnato da un invecchiamento non in buona salute, rispetto alla necessità di uscire un po' dalle logiche della gestione per tutti dell'ospedale e del nostro territorio. Quindi tutti elementi che 10 anni fa sapevamo come avrebbero in qualche modo condizionato e disegnato oggi il sistema sociosanitario. Così come noi oggi sappiamo o intuiamo in maniera abbastanza precisa che cosa succede da 10 anni rispetto ai bisogni epidemiologici. A questo c'è anche una questione demografica, che è tra l'altro oggetto della discussione di oggi, e devo ringraziare Piago perché ha sempre la capacità di cogliere l'attualità e di portare un dibattito e avere il coraggio di portare un dibattito su temi attuali che non è così scontato che possono essere analizzati con onestà intellettuale o con semplicità, perché si tenta sempre, spesso, di analizzarli. Allora, i problemi nuovi vanno affrontati con modalità nuove, affrontare cose nuove, modalità vecchie
non ci fa crescere, non ci porta da nessuna parte, ma soprattutto non aiuta il management strategico, che è quello che sta garantendo, a mia difficoltà, la tenuta del sistema sanitario nazionale, che sia i professionisti, non aiuta, insomma, affrontare con modalità vecchie, non aiuta il management, non aiuta il sistema paese. Quindi devo dare anche a Fiasco che ha questa capacità di portare sul tavolo e di togliere il velo, svelare la discussione sui problemi attuali. Il tema generazionale e demografico è un tema che è delle professioni, così come è della gente. La professione che ho l'onore di rappresentare è una professione relativamente giovane, abbiamo 450.000 circa infermieri iscritti agli albi, infermieri pediatrici, un'età media di 48-49 anni, un'età media che negli ultimi 10 anni è aumentata di 6 mesi all'anno, almeno come data di iscrizione all'albo, quindi di abilitazione all'esercizio professionale, il che vuol dire che in questi ultimi 10 anni una serie di disposizioni che hanno da un lato alzato l'età lavorativa, dall'altra contingentato l'ingresso dei nuovi, ha sbilanciato aumentando di molto l'età media degli infermieri inseriti nel sistema sanitario nazionale, che rappresentano comunque circa il 40% della forza lavoro, sono circa, per guardare l'ultimo dato della ragioneria generale dello Stato, 260.000. Questi 260.000 dentro il sistema sanitario nazionale sono una risorsa, devono essere una risorsa, si sentono una risorsa, ma c'è un problema, lo vedo dalla parte ordinistica, quindi sussidiaria dello Stato, c'è il problema di fare in modo di garantire uno sviluppo di carriera a questi giovani professionisti. Parlo soprattutto dei giovani. Perché è impensabile che si possa utilizzare una risorsa professionale, professionalizzata come infermieri. Noi abbiamo circa il 37% dei nostri infermieri junior, noi abbiamo attivato un laboratorio che si chiama Laboratorio Fronti Giovani, gestito dai giovani presidenti di ordine, under 40, a cui fanno riferimento per adesso consiglieri e quindi infermieri under 40, perché avevamo bisogno di capire quali sono le problematiche che questa generazione vive rispetto alla professione del mondo del lavoro. E i dati che abbiamo ricavato, che abbiamo presentato in Consiglio nazionale, sono allineati sostanzialmente a quelli messi nella ricerca FIASO. Io aggiungo degli altri elementi, noi abbiamo il 37% dei nostri giovani laureati triennali che ha già fatto dei percorsi formativi ulteriori, prevalentemente la nostra magistratura. Abbiamo il 60% dei laureati triennali che provano a fare la selezione per la laurea magistrale, quindi noi dobbiamo aggiungere una risorsa professionale che già dal momento della formazione si vede inserita in un ciclo formativo più lungo. È anche evidente che per la complessità dei fenomeni sanitari e sociosanitari che ci sono adesso nel nostro mondo, 3 anni di formazione si stanno rivelando quasi insufficienti. L'85% dei nostri giovani laureati si laurea in 3 anni e mezzo, ma non 4 anni, il che vuol dire che già adesso in 3 anni ci si sta stretto. Quindi il tema della formazione è un tema da un lato critico, perché abbiamo questa tensione ad una formazione continua per funzione evolutiva e che ci consente di fare delle riflessioni con il Ministero, soprattutto l'interlocuzione di una commissione della salute con il Ministero dell'Università. Dall'altra rischia di diventare un elemento demotivante all'interno del sistema sanitario, perché se noi ci ostiniamo a continuare a utilizzare gli infermieri su modelli organizzativi di 20 anni fa e noi demotiviamo questi professionisti, alla fine sono quella percentuale rilevante che chiede di uscire dal mondo del lavoro. Ancor più, soprattutto, chiede, per dare un osservatorio che è quello del loro ambito, chiede di cambiare il posto di lavoro, che sia il senso assistenziale o una parte. Noi su questi elementi dobbiamo costruire lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi che guardino un po' il futuro e che tengano conto anche di valorizzare professionalità e competenze diverse. Perché se vale il principio dell'abilitazione condivisa del futuro, se vale il principio del tipo multiprofessionale, se vale il principio della multiprofessionalità e della multidisciplinarità, beh, credo che di fronte a queste questioni di salute così complessi si possa ragionare in maniera innovativa, cosa che Piazza sta facendo, e l'ho sempre riconosciuto e lo riconosco costantemente, altrimenti noi ci troviamo in una condizione in cui la professione diventa poco appetibile, non tocco quali aspetti contrattuali, non è mia funzione, mi piacerebbe tanto, ma non è mia funzione, ma gli
diventa sicuramente poco appetibile, però si vede bene, però si arriva dal punto di vista dell'esercizio di competenze specialistiche. Allora noi stiamo andando verso una richiesta di sviluppo di percorsi di specializzazione infermieristica fino alle scuole di specializzazione, abbiamo ancora una particolare sensibilità a ragionare su questi aspetti. Credo che un grosso lavoro da fare sia proprio sulla modalità di reclutamento, di coordinamento e di sviluppo all'interno dei sistemi sanitari e di Grazie, grazie Presidente.